Sana, hoş geldiniz. Benvenuti alla settimana della cucina italiana. İtalyan mutfağı haftasına hoş geldiniz. İtalyan mutfağı haftasına hoş geldiniz. Benvenuti alla settimana della cucina italiana. İtalyan mutfağı haftasına hoş geldiniz. Benvenuti alla settimana della cucina italiana. Welcome to the Italian Cuisine Week all over the world 2022. Italian mutfağı haftasına hoş geldiniz. Benvenuti alla settimana della cucina italiana. Benvenuti alla settimana della cucina italiana. Buongiorno. Oggi continuiamo a presentarvi la cucina italiana a Istanbul con un nuovo episodio di A tavola con. Allora, io vengo da Napoli, più precisamente da Secondigliano, provincia di Napoli. Sono un pizzaiolo di 5 generazioni. La mia famiglia fa le pizze dal 1884 precisamente. Io nel 99 decisi di lasciare la scuola all'età di 13 anni perché la testa non c'era e di andare da papà e dissi vicino a papà e dissi papà io non voglio andare a scuola. Se va bene allora tu da domani prendi il treno e vai a Milano dove c'era mio cugino che faceva il pizzaiolo per una grande catena, non so se si può dire il nome, era Rossi Pomodoro. E ho iniziato con loro nel 99, poi piano piano la mia voglia di partire, la mia voglia di girare il mondo cominciava a crescere imparando. E ho girato Giappone, America, Inghilterra, poi nel 2002 sono venuto qua in Turchia dove ho conosciuto mia moglie, la mia attuale moglie. Nel 2015 abbiamo aperto questa piccola pizzeria. Questa pizzeria. Quindi dal 1884 che la tua famiglia fa la pizza sempre con la stessa ricetta? Sempre con la stessa ricetta. Non è mai cambiato niente? Mai cambiato niente. Quindi una tradizione, una ricetta che si tramanda di padre in figlio, sì. di generazione in generazione. Sì, sì. E quindi sarai molto orgoglioso anche di conservare questa ricetta. Sì, molto, molto. Anche perché avendo mio padre tuttora in attività, alcuni vari fratelli di mia mamma, i fratelli di mio papà, tutti i miei cugini, siamo come un piccolo clan di pizzaioli, ognuno, tutti quanti avevano la stessa ricetta. E portare avanti ad oggi quello che ha insegnato il nonno di mio nonno, tuttora oggi è arrivato a me, è qualcosa di veramente fantastico, bellissimo. Dunque siamo fortunati oggi a Istanbul perché i pizzaioli napoletani ormai sono quasi una rarità, insomma, averne uno qua a Istanbul è un bel segno. Che poi alla fine è passione. Passione. Ci deve essere passione nelle cose che fai, perché se non c'è amore, se non c'è passione, la pizza non esce. Non... Che tipo di lievitazione ha la pizza? Io faccio minimo 9 ore di lievitazione, minimo. La mattina verso le 10, no, alle 8 e mezza, 9 impasto e fino alle 8 e mezza, 9 di sera l'impasto rimane fuori nella cassetta a lievitare dopo 9 ore. Mio nonno diceva che già dopo 9 ore di lievitazione la pizza è digeribile, si può mangiare. Quante pizze al giorno fai? Trasporto e locale. Allora, durante la settimana siamo intorno alle 80-90 pizze, fine settimana parliamo di 150-180 pizze, più o meno. Un buon numero. E la tua pizza preferita qual è? La marinara. La marinara. Io amo la marinara con l'aglio, sì. Deve essere per forza aglio, origano e piena di basilico, bella, abbondante di basilico. Io la pizza che io amo. Che per me la vera pizza è quella. Allora, cos'è la pizza italiana per noi? La pizza è napoletana, non è italiana. La pizza nasce a Napoli da un ragazzo molto povero e la pizza è il nostro piatto, è quello che ci rappresenta in tutto il mondo. La pizza per me è amore, è passione, è volontà di fare. Creare qualcosa per rendere felice la gente, questo per me è la pizza, creare qualcosa e rendere la persona che la sta mangiando felice e contenta. Che bello il forno, bellissimo il forno, veramente
fatto fare io. L'hai fatto fare tu. Ma è artigianale. Sì, 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 l'ho fatto fare io. Che maestria le giri, cioè i sistemi, veramente bravissimo. Sono dal 99, 23 anni. Insomma, qualche pizza l'hai fatta girare, diciamo. Un bel po'. A che ora accendi il forno? Alle 11:30, a mezzogiorno, già la gente viene a mangiare. Più o meno. E poi vai avanti tutto il giorno? Tutto il che giorno. Che qua mangiano a qualsiasi ora, qualsiasi no? ora, qualsiasi ora. Specialmente io durante il weekend, il boom più forte verso le 4, 5, 6 fino alle 8:30. Poi a che ora chiudi? Alle 9:30. 9:30 chiudo il forno. Così almeno posso andare a vedere anche un po' mia figlia. Beh, certo. Peccato che non si può vedere nel filmato, ma il profumo che fa la tua pizza quando la cucini è una poesia, direi. Lo raccontiamo noi il profumo. Altrimenti bisogna venire qua. Eccolo sì. Bisogna venire qua.